Rodolfo Valentino, che quasi non si legge più il suo nome sulla prima stella della strada del cinema. Io vi faccio notare la prima azienda come ha lavorato. Qui la stellina l'ha riportata un pochino più avanti, ha rubato un millimetro, da quest'altra parte pure. Qui che cosa ha fatto? Ha sbagliato, ha tagliato il marmo e poi ci ha messo una toppa. Quindi, prima stellina sbagliata. Grande impegno, perché qui ci è voluto veramente uno che ci si è messo proprio di misura. Ha lasciato mezzo centimetro di qua e da quest'altra parte è entrato nel marmo. Fosco Giachetti, eccola qua. Bel ritaglietto all'interno, toppina. Poi qui pure le punte sono fatte malissimo. Il marmo è messo proprio veramente, veramente male. Ok, andiamo avanti. Altra bruttissima stella, eccola qui, stretta, qui larga e qui soprattutto rientra nel pezzettino di marmo. Altra stella dedicata al grande Ettore Petrolini, anche qui rientra all'interno del marmo e poi ci sono delle belle gomme sopra che stanno oltraggiando quello che sono la memoria storica del nostro cinema italiano. Enrico Quazzoni, che fa rima con acquazzoni e quando c'è la pioggia ristagna l'acqua sulla via del cinema. Qui manca un pezzettino, qui addirittura mancano due dita di stelline. Il top, guardate che cos'è, Edoardo De Filippo. Oltretutto il municipio sta dichiarando una bella ignoranza nei confronti del grande cinema italiano.